Sì, ma solamente con Merry non fa danni, scusate. Guarda questa che fa la spiritosa. Ma giovanotto, che vuoi fare? Scusami. Ma dov'è? Dov'è morto? Qui sulle scale? Che cazzo? Ma che è risuscitato, scusate. Era morto. Vabbè che era in 50, però, cioè, voglio dire, un po' di compassione per una povera anima pia. Hey guys, it's Jake e bentornati in questo nuovissimo video. Siamo qui su Dirty Bomb, un nuovo gioco FPS. Ragazzi, ammazza che fregna che la signorina. Salve signorina. Una delle cose belle che mi ha colpito, a parte il gameplay e lo shooting e la grafica, è soprattutto il fatto che è molto leggero e quindi può girare su praticamente ogni PC, dal portatile fino al PC fisso non da gaming. Ecco, questo gioco, da quello che ho provato, perché sono tipo a livello 2, 2 e mezzo proprio così, dove cazzo? No, aspetta, cosa? Ecco, questo gioco, ragazzi, da quello che ho provato e da quello che ho visto, potrebbe diventare il prossimo Counter Strike, eh? Perché, ecco qua, infatti ora mettiamo fine alle sofferenze di questi poveri stronzi, perché presenta molte meccaniche simili a quelle del brand che ho appena citato. Dopodiché c'è questa cosa di mortacci loro, di confermare kill che fai, ok, e poi no, merda, sono un po' troppi questi, ok, uno è morto, però uno c'è morto, il bastardo c'è morto, ragazzi, ci siamo. Rino c'ha la minigun, ecco qua, visto che è molto cazzo di cattivo. E facendo così, insomma, gira le palle. Ragazzi, questo gioco ho avuto la fortuna di prenderlo gratis, perché era a pagamento fino a una settimana fa. A pagamento costava 50 centesimi. Però sempre meglio prenderle gratis le cose che non a pagarle. Questa è la mia filosofia di vita. Perché non muore quello stronzo là? Dai, forza. Quindi sì, mi sembra molto... A ogni livello che andiamo avanti, il gioco ci dà da sbloccare delle specie di casse. Un po' come su Call of Duty, no? Tu fai un livello e ti dà una cassa. All'interno di queste casse è possibile trovare... Ma chi era questo qua? Vabbè, con la minica, penso io con la minica non ci faccio un danno. Questi qua un secondo mi ammazzano bene. Nelle casse, ragazzi, stavo dicendo, è possibile trovare dei personaggi. Ogni personaggio ha una classe. Ecco, quindi c'è chi c'ha il mitra, le mitragliette, il fucile a pompa, il cazzo che gli frega a lui. E dai però, un attimo, è stato. Che cos'è? Ah, qui siamo all'obiettivo, ok. Quindi stiamo piantando. Merda, mi ha visto lo stronzo. Penso di sì. Però ci muore, mamma mia, che cosa siamo, ragazzi. Delle macchine da guerra siamo, oddio. Quanto ci manca per essere piantato? Non si sa, solo oddio. Te, peccati questa mitraglietta, stronzo. Ok, la mitraglietta non c'è più. Bene, bene così. L'unica pecca di questo titolo è che è veramente troppo confusionario, sia nell'HUD di gioco e sia nella fregna della mamma. Perché abbiamo perso? Abbiamo vinto, ragazzi, quindi siamo veramente dei pro. Dirty Bomb, che secondo me potrebbe essere considerato come un futuro, non so, un futuro Counter Strike, perché nello stile dello shooting e del gameplay comunque mi ricorda leggermente quello che Counter Strike, a parte le madonne che come ogni volta volano, comunque mi ricorda molto Counter Strike come stile il gioco proprio. Un'altra cosa bella è che se tu spari a un nemico e riesci a vincere il duello a fuoco, no? il conflitto a fuoco, lo abbatti solamente, non vai ad ucciderlo. Per ucciderlo devi fare così come sto facendo io ora. Praticamente vai là e lo spari a terra. Che so che era... Che è successo? Finita. Che so che potrebbe essere una cosa molto infame, però si deve fare così, ragazzi. Pazienza, ora ci andiamo a fare subito un'altra, perché questa qui dura veramente pochissimo. Un'altra cosa bella di questo gioco, ragazzi, è che le partite sono veramente molto corte. Quindi se tu vuoi farti una partita prima di andare a scuola, oppure prima di andare, non so, a fare tennis o calcio, puoi farlo, perché tanto durano 5 minuti e 25, massimo 8 minuti, quindi è veramente molto rapida la faccenda. Ok, ci sta facendo spawnare il nostro giochino. No, ci ha tolto dal server praticamente, bene così. Bravissimo Dirty Bomb, bravo, io vado a cercare un'altra partita, che cazzo vedevo di... vaffanculo, va. Ok, eccoci qua, ragazzi, il match inizia tra 3, 2, 1... Eccoci qua in partita, ragazzi, quindi il nostro obiettivo è difendere questi punti strategici della mappa dalle varie incursioni dei nemici, quindi mi piazzerei qua dentro, anche perché ci dà punti se stiamo qui vicino agli obiettivi da difendere. Quindi mi metto qua, mi faccio i cazzi miei, non è vero. Eccolo qua, il primo nemico, eccolo qua, ragazzi, eccolo qua, spara, ok, è morto, mamma mia come siamo crudeli, ragazzi, siamo cattivissimi. Muori, ok, e una è andata, ragazzi. Siamo andati anche noi, ragazzi, vabbè, che ci possiamo fare. Ragazzi, il gioco è molto tattico, infatti ogni volta che noi moriremo dovremmo aspettare un tempo prestabilito per spawnare, che non so se dipenda dai personaggi, perché infatti ho visto che con alcuni personaggi ci dà 5 secondi e con altri invece ce ne dà 20, per esempio. Quindi non so se dipenda da questo oppure dalle kill che abbiamo fatto, non lo so, non ne ho veramente idea, ragazzi. Comunque dobbiamo sparare a quegli stronzi che passano, se no ci fanno un culo, non mandano una capanna. Quindi andiamo di qua. Guarda questi che pensano di scappare, ma mortacci suoi. Dove sta? Che
fate le finte? Bastardi. Quindi io amo i medici, ragazzi. Bastardo. Che cazzo vi pensate? Giovanotti, muori, mamma. Guardala questi, che stanno a fare? Un attimo che mi arrivo io, faccio un culo, andiamo andando. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Oppela. Vedi che io c'ho una minigun, giovanotto. Il tuo amico c'è già morto, fa la stessa fine. Guarda sto bastardo, chi è? Non ho più colpi. Vabbè, sono finiti i colpi, che ti devo dire. Ora infatti 20 secondi di attesa, ragazzi. Che palle, che palle. Non dire parolacce, giovane, questi qua, the fucking shoe, the fucking shoe. Allora c'è un cecchino che fra poco farà una bruttissima fine, eh. Io ve lo annuncio. Prendiamoci la mitraglietta, se no qua ci facciamo la fine del gatto col topo, anzi no, del topo col gatto, è diverso. Mi potevi rianimare, bastardo, eh? Invece no. Ma vieni qua, questo lo stiamo incoraggiando, stirati su, ci ha fatto. Vai così, torretta, fagli il culo a strisce. Ok, finiamolo, ok, è finito. Guarda, eccola qua, vai così. Io c'ho un fucile a pompa, non ho paura di usarla. Un'anima pia che ci rianima, tu, grande, grande così. Incoraggiaci anche tu, vai così. La mettiamo qui, tiè, guarda che bella, vabbè, ce l'abbiamo già, basti cazzi. Boom, l'ho presa? L'ho uccisa, ragazzi, vai così. Dove si va? Mi sono perso, scusate. Quindi, visto che il gioco è anche un free to play, ragazzi, bestemmiate anche pensiamo a me, no, vabbè. È un free to play, sosteniamo gli sviluppatori, perché veramente stanno facendo un ottimo lavoro con questo Dirty Bomb, mi sa di sì. Ok, ora mettiamoci qua, senza farci un chiappè. Ma c'è l'altro qua. Che ci vai a dire, ragazzi? Che gli vai a dire? Vabbè. Però se io non lo prendo, però, che cosa mi stai dicendo? Scusa, io l'ho preso in faccia, dai, però. Un po' più lontano non ci potevi far spawnare, no? Siamo a 200 metri. Cioè, di questo gioco, ragazzi, mi piace un po' tutto. Dalle armi, dal movimento, dal feeling che si ha con i comandi, dallo shooting, dal gameplay, dalla grafica. Anche le mappe sono veramente molto belle, sono veramente molto carine. Che cazzo è questo? Non lo so. Comunque, guarda là il cecchino che si faceva lo spiritoso. Mamma, vabbè, ragazzi, da dietro, che ci posso fare? Mi ha coltellato pure il bastardo. Eccoli qua, ragazzi, siamo qui, siamo nella loro base. Ma muoio sempre. Però, ragazzi, non è possibile qua, dai, forza. Uno che mi anima, non c'è. Uno stronzo che... No, non c'è nessuno che... Bene, andiamo via, dai. Guardali bastardi. Ma sì, ma sono in 50. Io non ci posso fare niente qua, scusate. Vabbè, ragazzi, quindi questo video finisce qui. Io spero che questo gioco vi sia piaciuto, questo Dirty Bomb sia stato di vostro gradimento, ragazzi. E ditemi anche se volete altri video qua su Dirty Bomb, che è veramente un gioco con incontro co. Io vi ricordo di lasciare un like, un commento e di iscrivervi. Noi ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao.